Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Pietro VRN, oggi vi porto un nuovo episodio della mia serie qui su On the Road Truck Simulator. Ragazzi, mi trovo qui a Rostock, ovvero sia l'ultima città con cui ho effettuato l'ultima consegna con questo rimorchio che vedete qui parcheggiato perché oggi volevo fare una consegna e riprendere la mia attività con i container, quindi ho preso questo drop bar, questo carrellino che ho agganciato in pratica al mio Scania, allo Scania R410, e con questo carrellino andrò a caricare praticamente il container per andare fino a Kiel, luogo della consegna. Io direi di mettermi subito a bordo di questo Scania, cominciare a fare le fasi preparatorie, quindi accendere chiaramente il veicolo, rimettere chiaramente la scheda, luci, e direi che sono a posto. Ragazzi, devo per il momento andare chiaramente a caricare il container. Come potete notare, ragazzi, mi è ripresa voglia di portare gameplay anche su On the Road. Come vi dicevo nel gameplay precedente, solamente che mi piace però chiaramente cambiare tipologia di consegne. Ultimamente quindi vi ho portato i cari vecchi bancali, oggi tocca ai container, ovvero sia all'ultima tipologia aggiunta al titolo, e spero che vivamente che ne aggiungano di altre. Attenzione qui, facciamo passare il collega. Via. Chiaramente mi sto dirigendo, ormai lo sapete benissimo, al Worldwide Shipping, dove andrò a caricare questi container. Purtroppo non ci sono alternative. I container vanno caricati esclusivamente in queste aree portuali. Magari in futuro metteranno altri luoghi dove poter caricare questi container. Io una mezza idea l'avrei. Si tratterebbe solo di modificare qualcosa. Ok, verde, via. La mia idea, ragazzi, sarebbe quella di utilizzare queste strutture Tomoil, per esempio, che vedete qui alla mia destra. Aggiungere qualcosa e poter caricare anche qualcosa anche da queste mega strutture industriali, ecco. La mia è un'idea, però potrebbe essere una buona variante. Per adesso ci accontentiamo, andiamo quindi sempre al Worldwide Shipping a caricare questa
questo container. Nel frattempo, ragazzi, devo anche fare una cosa che mi sono chiaramente dimenticato, ma lo faccio subito. Non appena arrivato sotto al trigger, devo allineare i supportini metallici che consentono di agganciare e sganciare il container al carrellino, diciamo. E allora mettiamoci qua, perfetto, via. Un pelino indietro, giusto, un pelino indietro. Ok. Dunque, devo chiaramente perfetto, adesso sì che il container andrà ad essere scaricato. Chiaramente io avevo già preso l'ordine, come potete notare, ragazzi, sono a livello 8, mi manca proprio un pelino per arrivare a livello 9 e oggi vorrei appunto completare questa consegna e quindi raggiungere finalmente il livello 9. E allora andiamo a chiudere, chiaramente per bloccare ben in maniera molto salda e sicura il container, e adesso via. Togliamo il freno di stazionamento. Sono, ragazzi, 228 chilometri che mi separano dalla città di consegna, che è Kiel. Oggi quindi, ragazzi, andremo nella città più a nord della mappa tedesca di On the Road. Città piccolina, chiaramente non ci sono tanti punti di consegna. Ma va bene lo stesso. In attesa, ragazzi, che magari sviluppino nuove tratte all'interno della mappa, io ci spero, perché lo hanno detto a chiare lettere, amplieremo la mappa, per cui ci credo. Allora, nel frattempo, ragazzi, devo mettere anche un po' di musica, mi piace, ormai mi ci sono abituato, quindi un po' di musica per rendere più rilassante il nostro viaggio. Occhio al semaforo. Container, ragazzi, che vi avevo portato un paio di volte in occasione del mio tutorial, proprio in occasione dell'uscita dell'update. Feci due episodi proprio trasportando container, prima singoli e poi doppi. In quell'occasione avevo un man. Oggi invece provo questa consegna con uno Scania. Anche parecchie ore di autonomia fisica, 5 ore e 10 minuti, quindi direi che questa volta non avrò alcun problema di riposare. Nel frattempo potete anche vedere il mio rimorchio alla mia sinistra, quello poi lo verrò a prendere in una seconda occasione, oppure lo affiderò a qualche mio autista, si vedrà.
In ogni caso non lo lascio chiaramente lì. E allora, nel frattempo il navigatore chiaramente mi avvisa che una mia autista, Janine, ha finito la sua rotta. Chiaramente questo significa, ragazzi, soldi, perché ha completato la consegna. In pratica è fondamentale il navigatore, perché poi, ragazzi, a fine video poi mi occuperò chiaramente di assegnare proprio a Janine una nuova tratta. Purtroppo nel titolo, come vi ho già ripetuto qualche volta, non c'è la possibilità di che gli autisti siano indipendenti, nel senso che si auto traccino le proprie rotte, quindi devo essere io ad assegnarli e poi loro viaggiano senza problemi a fare le loro consegne, quindi non hanno, diciamo, il dono dell'indipendenza. Come dico sempre, ragazzi, accettiamo anche questi piccoli limiti, però tutto sommato poco male. In fondo è estremamente semplice e veloce assegnare nuove tratte ai nostri autisti, per cui solo che bisogna ricordarsi. Ecco, per esempio, un altro mio autista, questo Horse, ha finito pure la sua rotta, quindi sono diversi che hanno consegnato. Adesso, a fine video, con molto pronto, mi applicherò a tornare ad assegnare delle tratte ai miei autisti. Di solito non gliene assegno molte in maniera consecutiva, per non avere problematiche, bug, eccetera, quindi gliene assegno in maniera consecutiva 1/2 incarichi, in modo tale che, finite le loro tratte che avevo assegnato, poi gliene assegno di nuove. Preferisco, diciamo, non sovraccaricare l'IA di tutte queste trotte rotte consecutive. Sto beccando tutti i semafori rossi qui a Rostock, ragazzi. Ho voglia di uscire dal centro abitato e mettermi su strada e fare la mia consegna.
Ok, finalmente abbandoniamo Rostock. E andiamo, ripeto, alla volta di Kiel. 200 km esatti. Non abbiamo problemi di orario, di autonomia fisica. Forse dovrò fare un po' di un rabbocchino di carburante, ma questo magari lo farò più avanti. Qui e finalmente in autostrada possiamo lanciare un po' questo questo Scania con questo container. Oggi trasportiamo impianti per alimenti, almeno così questo è quello che riesco ad intuire dalla livrea. Ripeto ragazzi, il mio augurio è che aggiungano nuove tipologie di consegna e si inventino anche qualche ulteriore zona di carico alternativa, ripeto, al World Wide Shipping, anche per consegnare questi stessi container. E ripeto, l'unica mia idea, come vi dicevo prima, è il modificare un po' il Tomoil. Oggi ragazzi volevo fare non solo questa consegna con il container, ma in un primo momento mi era balenata in mente l'idea di fare una consegna togliendo, diciamo, il navigatore ben visibile sulla destra, questo grande a schermo, diciamo, che riproduce in pratica le informazioni che in prevalenza troviamo nel navigatore sul camion, in modo tale da rendere un po' la tratta un po' più realistica, diciamo. Però mi rendo conto che
Ci sono troppe informazioni che andrei a perdere togliendo il navigatore a schermo, per cui alla fine ho deciso di lasciarlo comunque. Sono troppo abituato visivamente a tenere il navigatore a schermo grande sulla destra, perché mi dà troppe informazioni e a colpo d'occhio e preferisco rimanere così. Oggi se la prendono un po' comoda. Vediamo se possiamo azzardare un sorpasso. Guardate un po' che traffico. Siamo in un bel rettilineo, quindi tutto sommato posso anche rischiare un pelino. Ah, ulteriore viaggio con la pioggia, ok. Me ne accorgo subito, ragazzi, ho avuto l'impressione che la luminosità tendesse a diminuire improvvisamente e ho avuto quindi sentore che stesse cambiando il tempo, quindi la pioggia. Quindi ragazzi, ulteriore tratta con la pioggia. Non vorrei però, ragazzi, che avessero aumentato un pelino la probabilità. È già il secondo gameplay che vi porto e becco nuovamente la pioggia. Ecco, ogni tanto, ragazzi, mi piace accorgermi di qualche novità post update, ma ripeto, queste piccole cose si possono magari intuire solo ed esclusivamente dopo aver fatto un po' di gameplay su strada, chiaramente. Perché chiaramente sono ancora più prudenti del solito. Hanno rallentato di suo, però chiaramente erano più prudenti del solito. Ora che piove lo saranno ancora di più. Pazienza. In ogni caso sono 120 km che mancano, non tanto, però ce li faremo nuovamente sotto la pioggia. Io direi anche di accendere a questo punto anche l'abbagliante, giusto per avere una luminosità adeguata. Praticamente, ragazzi, sono chiuso. Viaggiano alla stessa velocità questa auto e questo camion nella corsia
diciamo, di sorpasso. In teoria dovrei... dovrei viaggiare, ma non è il caso, non è la cosa che farò ovviamente. Potrei superarli solo nel caso di passare per la corsia d'emergenza, ma non è il caso, chiaramente. Ecco, mi pare che l'automobile probabilmente si sta allineando per uscire a qualche svincolo più avanti. E infatti, quindi la prima è andata. E a questo punto vediamo di liberarci anche di questo tir alla mia sinistra. Per fortuna, ragazzi, non ho il rimorchio che avevo lasciato chiaramente a Rostock, quello grande. Lì sarebbe stato problematico perché quello scoda parecchio. Il carrellino portacontainer, tutto sommato, non è eccessivamente ingombrante e si può gestire meglio anche in fase di sorpasso. No, ragazzi, meglio non rischiare. Già. Bisogna essere prudenti anche quando piove. Non è il caso. Facciamo disciplina alla guida, ragazzi, non è il caso. Un budello, ragazzi, questo. Facciamo molta attenzione a fare uno scontro frontale. Non ci tengo proprio. E allora, nel frattempo, ragazzi, faccio un'altra cosa. Andiamo a fare carburante, approfitto di questa stazione di servizio, così mi tolgo il pensiero. E allora, chiaramente spegniamo.
Perfetto. Risaliamo a bordo e riprendiamo il viaggio. Nel frattempo, finalmente se n'è andata via anche la pioggia, quindi era un semplice acquazzone passeggero, meglio così. Occhio ad uscire. Perfetto. Ultimi 60 km e arriveremo a Kiel a consegnare questo container. Speriamo che non sia tutta questa, non sia una strada a doppio senso fino a destinazione. Altrimenti sarà una continua correzione per evitare i veicoli che mi vengono contromano, ragazzi, perché la strada è molto stretta e devo evitare sia le il bordo strada e chiaramente rimanere sull'asfalto. Ok. In ogni caso, ho parecchie ore sul groppone su questo titolo e il senso delle proporzioni, tutto sommato, l'ho acquisito da tempo, per cui mi muovo tutto sommato con una certa sicurezza. L'unica cosa che ovviamente non posso evitare è spesso e volentieri quando il veicolo spesso si intraversa. Niente ragazzi, mi sa che arriveremo a Kiel in buona parte su questa stradina. Qualche piccolo micro lag. Strano, di solito il titolo è molto molto fluido. Ci saranno scenari che starà precaricando in questo momento, ma ecco una cosa che mi aspetto è che facciano il possibile per rendere tutte le destinazioni allo stesso livello di fluidità, ecco. Che di solito non vado quasi mai a Kiel. Ma nel resto delle città presenti nel gioco la fluidità è stata molto più
molto più evidente. Qui ho avuto qualche piccola micro laggata, però adesso sembra tutto tornato alla normalità, però è giusto notare anche queste cose. Ok, siamo arrivati ragazzi a Kiel. Eccola qua. Devo trovare il Worldwide Shipping, chiaramente. Sono poche le strutture, ripeto, che sono in questa piccola città tedesca. A noi interessa solo il nostro luogo di consegna, che è, ripeto, il Worldwide Shipping. E a consegnare questo container. Andiamoci qui al centro, corsia. Come di consueto, semaforo rosso, via. Ok, anche Jan ha finito la sua rotta, quindi sono diversi gli autisti cui devo affidare nuove tratte. Devo mettere di buona lena, cominciano a essere numerosi gli autisti e devo provvedere subito a dargli delle nuove tratte. Mi devono guadagnare, quindi li devo mettere sempre in movimento. Guardate che meraviglia, ragazzi. Una nave ancorata al porto, stupendo. Ok, verde. Ok, verde, via. Ultimi chilometri, ragazzi, sono stati 200, più o meno 220 chilometri, considerando anche che sono andato a prendere il carico. Ma ne è valsa la pena.
Ok. Facciamo attenzione qui. C'è anche un bello spiazzo, poi ne approfitterò, ragazzi, per parcheggiare qui all'interno di questa struttura in attesa di fare nuove consegne. E allora fermiamoci qua sotto. Ok. Direi che posso anche spegnere il motore. Perfetto. Ok, scendiamo giù. Andiamo a ruotare i supportini di sgancio. Uno e due. Bolla di consegna. Ragazzi, finalmente ho raggiunto il livello 9. Ho anche fatto un buon incasso. Sono contento e mi fermo qui. Spero che anche questo episodio qui su On The Road Truck Simulator vi sia piaciuto. Vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento, che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia ci si vede alla prossima. Ciao ciao ciao!